La filovia sulla strada Parco sarà presto una realtà. È stata accolta l'istanza cautelare del Comune sul ricorso presentato per la strada Parco, ma noi sapevamo di avere perfettamente ragione. Il Comune, la tua, il Ministero, la Regione, il Comune di Montesilvano, sappiamo che Pescara e tutta quest'area hanno bisogno di un trasporto pubblico efficace, efficiente, che dia le risposte che un'area come la nostra merita. Abbiamo aspettato già troppo tempo, perché a Milano hanno festeggiato i 115 anni della filovia, noi abbiamo purtroppo festeggiato i 25 anni dei ricorsi contro la filovia. Oggi chiudiamo una pagina nera per quello che mi riguarda della città e ne apriamo un'altra bella, positiva, solare, in cui Pescara finalmente potrà avere un trasporto pubblico adeguato, in modo tale che un giovane di Montesilvano possa venire a Pescara all'università o allo stadio o al tribunale o all'ospedale o dovunque con un mezzo pubblico, senza inquinare, senza dover fare un percorso a ostacoli in mezzo alle macchine. Pescara è una città che guarda avanti, che guarda positivamente avanti, e oggi il Consiglio di Stato ha messo la parola fine a una vicenda che ha condizionato lo sviluppo di Pescara per troppi anni. Nel dicembre scorso era stato accolto dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso del Comitato Strada Parco Bene Comune contro il progetto. I giudici avevano accolto i motivi del ricorso: la mancanza di un titolo ambientale e l'esistenza di gravi lacune in materia di sicurezza della circolazione dei pedoni. E i mezzi TUA, costosi nella manutenzione, soprattutto se parcheggiati, potrebbero presto trovare il loro giustificato utilizzo e invogliare un giro di prova anche più restii alla linea che unisce di fatto due delle città della nuova Pescara. Pescara è una città che serve ogni giorno 300.000 persone e deve avere un trasporto pubblico adeguato, perché i cittadini possono muoversi e devono muoversi e devono avere la possibilità di muoversi con un mezzo pubblico in tempi brevi per evitare la schiavitù delle macchine.